Adesso abbiamo la parola del nostro sindaco che rappresenta la nostra comunità. In mezzo a noi ci sono anche le persone che l'anno scorso hanno subito l'alluvione che, come diceva il Presidente, con tanta tenacia si sono rimessi in piedi e Don Mimmo è stato già a trovare tutti i luoghi dove purtroppo ci sono ancora dei segni indelebili che rimarranno nei nostri cuori per sempre. Grazie a tutti. Buonasera a tutti, scusatemi la voce, troppo non è colpa mia. Don Mimmo, le do il benvenuto a titolo personale e a nome anche dell'amministrazione comunale che io ho l'onore di rappresentare. Saluto il presidente della cantina sociale, le autorità ecclesiastiche, le autorità militari, autorità civili, dottor Liverini, ho visto il sindaco di Reseterme da poco venuto in sala. Ciao Pasquale, saluto le associazioni presenti in sala, saluto tutti voi. E cosa dire? Noi ringraziamo Sua Eccellenza Don Mimmo per essere qui questo anniversario. Dimenticavo i consiglieri e assessori comunali. Bene, solitamente gli anniversari ricordano cose belle, solitamente. A volte, come in questo caso, noi ricordiamo una giornata, una nottata proprio il 15 ottobre 2011. Vedi, io all'epoca dei fatti, un anno fa, non ero sindaco, ero un semplice consigliere comunale di opposizione. Ho fatto quello che potevo fare, poco. Sono da 3 mesi, 4 mesi sindaco e ho iniziato a vedere qualche carta. Devo dire una cosa subito. La mia meraviglia, ma questo io già gliel'ho espresso giù, perché con Don Mimmo abbiamo fatto una visita a Solopaca a Scalo e siamo andati a Capriglia, a Rione, Bellano, le due zone, come le dicevo, particolarmente colpite. Stavo dicendo la cosa strana è che Solopaca e tra i paesi più colpiti del Beneventano, ma i benefici di legge sono riferiti a tutti i comuni del Beneventano. Questa è una cosa che non va, è una cosa all'italiana, sulla quale io come sindaco, altri sindaci, noi non possiamo fare nulla, però non è solamente il mio pensiero, bensì di altri amministratori. Questo cosa significa? Significa che si fa fatica a portare avanti negli uffici le pratiche poi dei privati e le pratiche comunali. Detto ciò, io ritengo che in questo anno, se diciamo che è stato fatto poco, potrebbe essere un errato populismo, se diciamo che è stato fatto molto, potrebbe essere una errata propaganda. È stato fatto quel pochino che hanno potuto fare. E ancora la mia meraviglia è quando nel Saucolo, una settimana fa, 10 giorni fa, c'era presente nell'ufficio tecnico qualche assessore, il sottoscritto ha avuto una accalorata, e sono molto nobile nel termine, discussione con tecnici del genio civile, perché lei deve sapere, ma tutti devono sapere, che il torrente Saucolo è di competenza del genio civile. Il comune non può fare nulla. Ed io ho preso formalmente dei richiami per iscritto dal genio civile, avendo scritto anche alla Procura della Repubblica, non ho timore a dirlo, per aver mandato l'ufficio tecnico un mezzo meccanico per pulire e consentire andare a casa una famiglia che nel Saucolo non poteva andare. Allora, purtroppo i danni della legislazione sono questi qua. Noi siamo impossibilitati a porre dal Cile. Quando lo facciamo, veniamo anche puniti. Cosa dire? Ce la metteremo tutta. I soci, ma tutti sono pagesi, e colgo l'occasione, anche, ripeto, a distanza di un anno, per ringraziare tutte le associazioni. I vigili del fuoco, i carabinieri, il comando della Guardia di Finanza, i soci della cantina, i privati, non voglio dimenticare nessuno, perché quel giorno tutti siamo stati messi alla prova. E come diceva il Presidente, ci si è rialzati. La cosa importante è la morale, non è crollata la morale, caro Carmine,
La gente ha voluto riprendersi. Sa, sono vaga come buona parte del Sannio, ci sono attività prevalentemente agricole. Qui non ci sono aziende tipo Fiat, tipo Perugino, tipo altro. Si vive, a parte qualche impiegato e qualche professionista che oggi attraversa cattivi tempi da un punto di vista professionale, si vive di agricoltura. E quando un'annata va male o succede un fatto del genere, ovviamente i sorrisi scompaiono dalle labbra. Bene, io mi limito a qui. Me la sono sentita di fare delle considerazioni piuttosto, come dire, così, però a distanza di un anno, perché il Presidente ha detto anche un'altra cosa. Non abbiamo avuto aiuti da parte delle istituzioni. Ho capito bene, Presidente, cioè ho sentito bene. Ecco, allora io come istituzione, per un impegno pubblico davanti a tutti, quello che mi compete e quello che io posso fare, fermo restando i limiti di metodo della legittimità della legalità, di poter portare avanti tutti i progetti che riguardano la prevenzione. Perché cosa, e chiudo e concludo, ancora più grave, che il territorio oggi è ancora vulnerabile, cioè dire, se dovesse succedere questa notte ciò che è successo un anno fa, le cose non sarebbero, cioè succederebbe la stessa cosa, se non peggio. Non sono stati fatti ancora, non sono stati attenzionati i momenti di prevenzione, che questa è una cosa molto 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 importante. Ripeto, l'impegno che ho preso pubblicamente è di portare avanti tutto quello che mi compete fare, per solo paga, perché è giusto che ai cittadini venga data il massimo regalato di quelle che sono le proprie possibilità, come impegno morale e come impegno materiale. Una buona serata a tutti e auguri per tutto quello che avete fatto prima e che fate dopo in seguito. Grazie. E ora ci prepariamo a vivere anche il momento di preghiera con il nostro vescovo.